Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nell'universo di Nabi. Io sono Carlitos, qui con me oggi non c'è Andreone e siamo qui in un nuovo video di Farming Simulator 2015. Ho comprato anch'io questo giochino sotto le minacce di Andrace. Alla fine dai, non è malvagio, bisogna giocarci per capirlo, perché se lo vedete da fuori può sembrare un pochino noioso, un po' quello, un po' l'altro. Invece dai, in coppia, soprattutto giocato in compagnia perché c'è il multiplayer e puoi giocare sino a 16 giocatori, è parecchio divertente. Ci sono molte situazioni in cui ci si può divertire alla grande. Banda alle bambe, oggi siamo qui per continuare la serie dei tutorial di Andrace. Oggi faremo il tutorial, allora, Andrace è rimasto sull'imballatrice quadra, due palle quadre così. Invece noi ora faremo le palle rotonde, due palle tonde tonde belle così, con un tutorial 7 e poi il trasporto di palle con tutorial numero 8. Iniziamo con il 7, via. Ok, eccoci qui ragazzi. Questo è il nostro New Holland. Va che bello che è. Questa è la... come si può dire, io non sono tecnico come Andrace perché sono abbastanza nabo. L'ho appena preso sto gioco, lo conosco ben poco. Questa dovrebbe essere l'imballatrice, quella che fa i cosi tondi, le balle tonde di fieno. E ora vedremo, saremo sul camion, sì sul camion, come no, sul trattorino. Poi dispiega imballatrice con il tasto X. Ok, vediamo che escono le ruote. Ok, e abbassa il raccoglierba. Puff. E partiamo subito. Dobbiamo andare a prendere il punto lì, centrale. E vedremo lì. Oh, perché non parte? Ah beh, devo accendere l'imballatrice. Madonna quanto sono nabbo. Meno male che siamo nell'universo di Nabi, va. Imballatrice accesa, come potete sentire dal rumore. E via. Da lì sotto possiamo vedere quando è carico. Ho tralasciato via una linea. Con la O scarichiamo la balla. Pluff. Richiudiamo e ricominciamo da capo. Ho lasciato via una linea, sono alquanto nabbo. Come consiglio al buon Andrace è meglio prendere una striscia per volta. Infatti noi faremo così. Olè, preso tutto, torniamo un pochino indietro così non sprechiamo materiale. Richiudiamo e ricontinuiamo. Vediamo che suona anche quando l'imballatrice è piena. Non male, non male. Accendiamo anche i lampeggianti che ad Andrace ci piacciono tanto. E anche le luci, vai. Eccoci qui. Si sta facendo buio ragazzi, ho paura io del buio. Dai, riempiamo un'altra striscia. Olè. Giriamo, saltiamo una linea, come consiglia il buon Andrace per facilitarci il lavoro. Certo, cerca di beccare tutte le strisce. Lasciamo una balla qui. Richiudiamo. Ripartiamo. Andiamo, 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 andiamo. No, madonna quanto sono... quanto sono impedito in questo gioco. Voi immaginate di fare questo processo in due, magari, che uno che fa le balle e quello dietro che le raccoglie. Giriamo, giriamo, giriamo. Ok. Olè. Ah no, 96%, 100%. Via così. Richiudiamo. Ricontinuiamo a raccogliere tutto il fieno. Che poi non so manco se è fieno questo. Penso di sì. Solitamente si fanno le balle di fieno. Dai, chiuditi. Dai, voi. Piccolo incidente con le balle. E la ricominciamo. Riprendiamo questa linea qui. Torniamo un pochino indietro. Buttiamola via. Intanto vediamo che si fa sempre più buio. Quindi dobbiamo muoverci a raccogliere questo. Se no, la mogliettina ci romperà le palle. Dove sei stato tutta la notte? Io, a lavorare nei campi, ragazza. Chiudiamo qui. Continuiamo il lavoro. Vediamo che il tutorial è quasi completato, come possiamo vedere in alto a destra. C'è per 97%. Olè. Vai, 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 vai. Scarichiamo. Richiudiamo e ripartiamo. In poche parole, con questa imballatrice quasi metà linea e siamo già a posto, già riempito. Chiudi. E andiamo ancora. Olè. 100%, la facciamo in movimento questa. Grande così. Anche tutto era completato. Grandioso. Grande Carlone. Ora facciamo il trasporto delle balle. Tutorial numero 8. Eccoci ragazzi. Sempre con il nostro trattore New Holland. Cazzo che marmitone enorme che c'è. E questa è il trasporta balle. Sì. Le balle quadrate. Possiamo vedere le balle quadrate. Ci faranno due balle così.
Ah, che bello, bello ciccione, grosso sto mezzo. Bene, entriamo subito, vediamo come funziona. Andiamo, torniamo un po' indietro, attacchiamo il mezzo quando ci scrive collega l'attrezzo, eccolo qui. E poi, posizione operativa, dobbiamo premere B. Ok, eccolo qui che è uscito. E andiamo a prenderci, accendiamo questo e anche l'Eluxi. Non si sa mai. E iniziamo il lavoro. Sì, sto già sbagliando. In poche parole, con questo mezzo qui dovete andare di lato e lui le raccoglie automaticamente, vedete? Tac, guarda qui com'è automatizzato il sistema. Dai, abbiamo appena detto che è automatizzato. Quindi prendilo, per favore. Olè! Ed lui le carica lì, le mette in verticale per poi spingerle verso il dietro. Cazzo, sti macchinari sono di una tecnologia, una cosa allucinante. Non se riesco a prendere con questa visuale pazzesca. Oh. Ah, se vado troppo veloce quindi non lo piglia. Vabbè, mi sembra anche giusto. Beh, questo me lo sto trasportando all'infinito, aiuto. Che culo. Meno male che non bisogna essere precisissimi in questo gioco, se no. Vediamo se ce la facciamo a prendere questo. Ok, l'ha preso. Sarebbe buona cosa anche usare la velocità. Come si chiama? Il cruise control. Cerchiamo di farlo. Bisogna premere il tasto 3 e il tasto 1 e 2 per modificare la velocità, come possiamo vedere lì sotto. Andiamo ad una velocità di 10 km/h. Dovremmo farcela. Eh sì. Secondo me è anche più veloce. Vai, anche 15 possiamo andare, forse anche 20. Proviamo. Olè. Ora giriamo tutto. Vediamo che abbiamo quasi completato di prendere tutte le palle. Forse anche 25 km/h ce la fa. E direi di sì. Guarda qui. No, 25 è troppo. È troppo, ragazzi. Ok. Scarica, è ora di scaricare le balle. Vediamo che sulla minimappa ci dice dove andare. Passiamo nella stradina. Giriamo qui. Mettiamo la visuale da dentro, vai, che figa. Bam 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 bam. Ora giriamo qui. Derapone. Stavamo per fare anche un mega incidente. Quindi giriamo per bene, giriamo tutto, e in teoria dovremmo scaricarle qui. Non so dove, ma dovremmo scaricarle qui. Vediamo un po' come farà a scaricarle. Allora, questa telecamera è un po' un casino, preme il tasto O per scaricare. Oh, e giù, tutti insieme le scarica, guarda lì. Ma che spettacolo. E olè, ha quasi finito. Come possiamo vedere, spettacolare. Oh, scarica qui le balle. L'ho già detto. Oh, ecco fatto, scaricato le balle. Che figata, ragazzi. È una figata assurda. Ebbene ragazzi, con questo tutorial abbiamo finito questo video. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciateci un commentino se volete che continuiamo questa serie. A noi ci piace molto perché ci diverte e ci rilassa molto questo giochino. Spero possa piacere anche a voi. Mi raccomando, provatelo un gioco prima di giudicarlo, perché vederlo è un conto, ma provarlo e poi vederlo nei video è un'altra cosa, ve lo giuro. Io ormai lo sto provando a pelle questa cosa e vi posso dire che è davvero divertente giocarci, soprattutto se avete degli amici appassionati. Ovviamente potete unirvi a noi se ve lo comprate nel nostro TeamSpeak, possiamo giocare tutti insieme, non è un problema. Il nostro TeamSpeak è sempre aperto a tutti. Ebbene ragazzi, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!